Buongiorno a tutti, sono molto lieto di avere qua con noi oggi Monica Repetto, Benedetta Tovagi e Marta Barone. La loro presenza al Torino Film Festival online quest'anno è legata all'anteprima mondiale del film di Monica Repetto 1974-1979, Le nostre ferite, un film che abbiamo avuto il grande piacere di vedere quest'estate, che abbiamo immediatamente invitato a prendere parte alla selezione del nostro festival. È uno sguardo cinematograficamente molto maturo su un argomento molto importante, molto drammatico, che riguarda la nostra storia recente, e la capacità registica di Monica risiede nel saper interrogare delle persone che hanno vissuto dei momenti molto drammatici della storia italiana e utilizzare anche in maniera magistrale il materiale d'archivio importante, interessante, che tra l'altro è oggetto di conservazione e preservazione, perché come sapete il materiale d'archivio necessita di grande cura e un lavoro come questo dimostra che l'archivio cinematografico del passato e anche radiofonico, insomma di ogni tipo, può rappresentare una fonte di enorme ricchezza per la storia e per l'esplorazione anche dei problemi della nostra società contemporanea. E, Monica, il tuo lavoro è in questo momento in visione per il pubblico del Torino Film Festival. Dopo sarà un grande piacere accoglierlo anche nelle sale torinesi appena sarà possibile, ovviamente. Il festival è una casa per i registi indipendenti come te che fanno un lavoro coraggioso, ci mettono parecchi anni a realizzare i loro film. Ti vorrei anche che tu spiegassi appunto in questo incontro a Benedetta e a Marta il lavoro che ti ha portato a concludere questo film, per poi chiaramente passare immediatamente la parola a Benedetta e a Marta che sull'argomento del film hanno tantissime cose da condividere con i nostri spettatori. Dunque, intanto grazie veramente perché è un'occasione speciale poter parlare e conversare su questi temi cercando di fare un piccolo scarto laterale, no? Quindi cercare di affrontarli da un punto di vista meno battuto, che è stata un po' la ragione anche all'origine del progetto cinematografico, quindi dare voce a persone sconosciute, a persone comuni che sono sopravvissute, che quindi sono vive, hanno subito una ferita fisica, ma anche una ferita metaforica, una ferita spirituale in qualche maniera, che ha segnato, che ha proprio tagliato con un taglio netto un prima e un dopo nella propria esistenza. Io avevo molto piacere nel confronto con Marta e con Benedetta perché leggendo i loro lavori, ho letto recente, ovviamente la cosa che ho letto prima, prima sono state le cose di Benedetta perché diciamo anagraficamente sono venute prima. E, ho letto quest'estate. Quindi dopo aver finito il film, il libro di Marta che si chiama Città sommersa, che è un libro veramente bello, che racconta, una città, Torino, e racconta, tutto un mondo di persone comuni, a me ha raccontato molto anche dell'oggi. Ecco, quindi sono un po' questi temi che credo ci accomunino nel raccontare quegli anni. Io ho parlato nel film, ci sono storie minime, un poliziotto, uno studente universitario, uno studente del liceo, una casalinga femminista, un bancario che voleva fare un salto di qualità, uno studioso, un laureato in statistica che voleva fare, no, bancario, ma diciamo così, avere la competenza del manager, diciamo, persone della società civile che in maniera diversa sono state attive in quegli anni, hanno subito delle conseguenze non casuali.
per ciò che facevano, per lavoro, per passione, per scelta. E quindi su questo mi interessava un confronto con loro, perché i modelli narrativi che invece, in cui diciamo si imbrigliano gli anni 70, in particolare 74-79, non sono date casuali, ma su questo io credo che Benedetta sicuramente possa introdurre per tutti gli anni su cui ha lavorato su questi temi, penso che possa veramente dirci qualcosa su questo. Beh, molto, molto volentieri, grazie Monica. Io comincio col dire che lei è stata molto gentile, mi ha consentito di vedere il documentario e mi è piaciuto molto. Io vorrei sottolineare, è già stato detto, il lavoro sul materiale di repertorio che io ho trovato di una bellezza incredibile. Poi io sono una malata di archivi e materiali di repertorio, per cui da questo punto di vista è bellissimo e mi interesserebbe anche sapere quanto tempo ci hai messo a ritrovarlo. Tra l'altro io ho anche trovato molti punti di contatto tra il documentario Le nostre ferite e La città sommersa di Marta Barone. E, tra l'altro, Marta tratta in qualche modo, lo tratta descrivendolo, però ci sono dei momenti in cui c'è un rapporto veramente intimo, a tratti anche commovente, della sua ricerca attraverso il materiale di repertorio, no, di dei frammenti. Lei cerca LB, il ragazzo, che poi è suo padre. Per cui mi è anche molto piaciuto l'opportunità di parlare insieme di questi due lavori, perché secondo me hanno una forma di dialogo molto profondo tra di loro, oltre a toccare alcuni episodi specifici, perché La città sommersa è principalmente la Torino degli anni in cui imperversano le Brigate Rosse prima linea, e ci sono proprio degli episodi che appunto sono raccontati sempre da queste prospettive laterali ed eccentriche, quelle non raccontate. E io devo dire, appunto, la scansione temporale è importante. Io devo dire, mi ci sono trovata molto, perché io ho affrontato, diciamo, negli ultimi 10 anni ho fatto molta ricerca storica più pura, però in chiave narrativa ho parlato sia del mondo prima del 74, quindi di tutta quella galassia. E io condivido tante pagine di Marta, mi sono identificata, perché c'è qualcosa di incomprensibile nella galassia della sinistra prima del 74. E c'è una cosa molto bella, il consiglio che le viene dato: sii indulgente quando ti avvicini ai maoisti a servire il popolo, perché è molto facile fare come ha fatto genialmente Sorrentino, visto che siamo a un festival di cinema, no? Non mi ricordo più in che film, no, forse un film di Nanni Moretti, insomma, comunque c'è Paolo Sorrentino che officia un matrimonio tra maoisti, no? Per cui l'ironia è troppo facile, cioè bisogna provare a fare qualcosa di diverso. Puoi anche raccontare lo straniamento che provi, il fatto che certe cose ti fanno ridere, però la sfida è veramente avvicinarsi a questi mondi. Allora io nel libro, che poi appunto al 74 come cesura, perché la bomba neofascista di Brescia, però la bomba colpisce dei militanti di sinistra, quindi io mi sono avvicinata a quelle storie appunto che non vengono raccontate, invece in Città sommersa ci sono, cioè le persone per esempio che avevano senso di colpa della loro ricchezza, per cui anche questa logica di privazioni, no? Il consegnare la propria eredità familiare, per cui ci sono delle dinamiche che sono veramente affascinanti, perché hanno condizionato veramente una larga fascia di persone che non viene raccontata più da nessuna parte. E il dopo è l'escalation della violenza terroristica, sicuramente quello è il tema che nel mio primo libro, che è quello che parla, racconta quel periodo prima di tutto attraverso mio padre, che è stato un giornalista che ha raccontato molto bene tutta quella galassia da cui la violenza è venuta fuori, anche con una grandissima sensibilità, scrivo Marta, ah no, per le vibrazioni che andavano un po' perse nelle schiacciature del dibattito pubblico, no? Per cui io mi sono appoggiata molto alle parole di mio padre, che è stato vittima di quella violenza, ma che per tutti quegli anni di cui parla il documentario di Monica si faceva nei suoi articoli una domanda fondamentale: perché ragazzi che vengono da Potere Operaio, da Lotta Continua, da questi collettivi nei quartieri popolari delle grandi città uccidono? No? E io devo dire, e poi mi fermo, trovo molto interessante, ho trovato molto interessante ancora, mi arrabatto sul tema dei silenzi e delle lacune,
perché ci sono tanti tipi di silenzi. Io personalmente mi sono scontrata con un primo tipo di silenzi delle persone, di quelle generazioni, che non vogliono essere chiamate in causa in qualche modo, che non hanno voglia di raccontare. C'è molto paternalismo in alcuni silenzi, a me è stato ripetuto tantissime volte: tu devi cercare di capire gli anni 70 e poi tu non puoi capire gli anni 70, no? Quindi c'è questa volontà di mantenere questa specie di nebulosa, perché le cose di cui bisogna parlare sono difficili, ok? Ci guarda, sono da una parte... Posso dirti una cosa? Mi ha fatto venire in mente, cioè, due incontri. Uno ad un convegno molto bello, curato da Derive a Prodi a Roma, e un altro sempre a Roma alla Casa delle Donne, convegno di giovani storiche le storiche italiane, e Derive a Pro nel Marco Scavino, che era uno degli intervenuti, lavora come storico all'università a Torino, raccontava che per anni all'università i docenti sconsigliavano gli studenti di fare delle tesi su quel periodo storico, sui movimenti, sul terrorismo, sui cosiddetti anni di piombo. Li sconsigliavano, li dissuadevano. E ha notato che invece negli ultimi anni, intendo nell'ultimo decennio, qualcosa è cambiato. Le giovani storiche hanno affrontato in maniera completamente nuova, almeno per me, diciamo, avendo letto tanto, visto molto, però dicevano: ci dobbiamo entrare dentro, dobbiamo farci passare attraverso da queste storie e non avere paura del confronto anche con una documentazione che non è una documentazione ufficiale, che è difficilissima, e qui rientrano in gioco i faldoni, gli archivi, i volantini, i diari, le minutaglie. Sono entrata in casa di un ex studente del Virgilio e mi ha tirato fuori questi scatoloni meravigliosi con gli scritti che loro, il suo diario, nel diario ci sono delle foto, lui è bravissimo, disegnava benissimo, e quindi ci sono foto, battute, schizzi, battute, insieme a domani compito di greco, interrogazione di latino, oppure la vignetta con il professore preso in giro, no? Quindi, perché? Perché sei un diciassettenne, sedicenne, ma vivi un periodo storico che è eccezionale. Cioè, anche il fatto di ridurlo solo alla violenza è limitante, non puoi avere un quadro. Il quadro è più complesso, cioè diritti ottenuti anche. Una delle casalinghe, la casalinga femminista che io amo alla follia, Nunni, 96, oggi ha 94 anni e ancora dice: io non mi capacito, questi telegiornali, bisogna scendere in piazza, bisogna dire qualcosa, bisogna fare qualcosa. Queste persone hanno lottato per delle robe che noi diamo per scontate, ma che scontate non sono, e che oggi sono di nuovo tema, cioè bisognerebbe di nuovo lottare ancora per evitare di esserne privati. E c'è un passaggio però, Monica, nel tuo documentario in cui c'è proprio uno confronto tra questa meravigliosa battaglierissima casalinga, appunto, che poi la violenza l'ha subita sulla sua pelle, e un'altra donna fuori campo che dice: è finito tutto. Per cui, a proposito di silenzi, una delle cose più gravi che sono successe, e tu lo suggerisci anche perché ci sono ben due personaggi che dicono una frase pazzesca che incarna il senso di colpa dei sopravvissuti, che talvolta vengono fatti sentire in colpa. Se ti hanno sparato, qualcosa avrai pure fatto, no? E quello
figurarsi poi lo stigma di tutte le persone che sono state prese nelle maglie del giudiziario nel momento delle collaborazioni, eccetera, poi sono state assolte, però come disse qualcuno, è veramente innocente agli occhi degli altri soltanto chi non finisce mai in un tribunale, no? Quindi c'è anche tutta questa dimensione. Però la cosa interessante è che paradossalmente sono state più zitte le persone che non hanno agito violenza mai, che hanno fatto politica, in qualche modo poi hanno taciuto, o per il senso appunto, per questi lutti taciuti della militanza, cioè il senso che fosse finito lo spazio per poter cambiare qualcosa, perché molte persone hanno vissuto questo. Oppure a me, mentre facevo ricerca, incontravo persone, un po' ne ho scritto nel libro su mio padre, il silenzio di quelli che non hanno passato la linea della violenza, in qualche modo, paradossalmente, io li ho sentiti in molti casi più sopraffatti da una specie di senso di colpa per quello che era successo, per essere stati immersi in quel mondo, per non avere capito prima. Alcuni addirittura mi hanno detto: io mi sono salvato per tanto così, e ancora continuano a interrogarsi su quello che non hanno fatto ma potrebbero aver fatto. Quindi si sono anche creati queste specie di vacuoli, questi silenzi, ed è difficilissimo e richiede una grande delicatezza come andarli a bucare con uno spillo per vedere cosa esce. Lascio a Marco. La cosa che stavo cercando prima, che questa piccola pausa, il problema è che in sezioni, tipo di queste sezioni anni 70 in libreria, per ovvie ragioni, perché anche la mia ricerca è durata 6 anni, volevo fare una sorpresa a Benedetta che mi ha fatto il caldo 100 euro su eBay, sì, perché ormai era rischio, e lui aveva studiato proprio proprio mio padre. Esatto, sì, vedi, perché poi quindi, perché il caso è molto preciso. No, perché e quindi io sono rimasta alla casalinga e al fatto delle persone laterali e appunto delle persone normali che hanno fatto prima della violenza, che sono state in qualche modo cancellate. In una recensione a Città Sommersa, mi ricordo che una giornalista di Repubblica aveva parlato di terza fascia, cioè questa terza fascia di persone, come appunto i marxisti leninisti, quelli di un certo tipo di movimento, che hanno fatto delle cose di cui effettivamente noi ancora portiamo anche la grazia. Cioè, per esempio, io nel libro racconto l'occupazione di strada delle cacce e in parallelo anche l'occupazione della falichiera, che è stato un personaggio fondamentale per gli anni 70, poi ovviamente è stato ucciso. L'abbiamo persa. Ecco. Si è interrotto. Abbiamo perso Marta. Intanto io volevo dirvi che, appunto, poi lo ripeterò anche a Marta, quello che ha colpito noi è proprio l'aspetto psicologico della possibilità del documentario di Monica, che si aggiunge ai vostri libri, di entrare in un proprio nella psiche di persone che hanno fatto delle scelte così difficili da interpretare a distanza di molti anni. Ecco, Marta, sei ritornata in collegamento, quindi ti lascio di nuovo la parola. Stavi parlando dell'occupazione di strada delle cacce. Immagino pure che lo studente che voleva fare, cioè il bancario che voleva fare salto di qualità, sia poi stato lo studente ferito al SA, quello di cui hai nominato all'inizio. Quando parlavi, scusami, quando parlavi dei personaggi del film, immagino che un studente che voleva fare il salto di qualità per diventare manager sia poi stato uno studente della SA. Esatto. In realtà la cosa interessante che mi ha colpito, perché sono stati 10 le persone che sono state gambizzate tra le 150 diciamo messe chiuse sequestrate nell'aula magna, e quindi divise equamente tra professori e studenti.
La cosa che mi colpiva di più è che lui, Renzo, era figlio di un immigrato del Polesine, poverissimo, che si era trasferito in Valle d'Aosta e che era riuscito a rimanere, perché lavorava per la Cogne, per le acciaierie Cogne in Valle d'Aosta, ed era riuscito a rimanere, a vivere in, lì, perché sapendo suonare molto bene l'organo in chiesa, il parroco si era innamorato di questo contadino analfabeta, ma con questo dono per la musica, e quindi gli fece una lettera per farlo assumere come operaio lì. E quindi questa famiglia, diciamo, poi Renzo era l'unico e il primo, no, il primo di tutta la famiglia laureato. Laureato in statistica, quindi desideroso di fare un suo percorso, ma forse anche ignaro di ciò che stava succedendo intorno. Quindi poi trovavi appunto alla SAA, e molte testimonianze di studenti della SAA erano di persone che, appunto, specchio di una società che stava facendo un salto, no? Un proletariato che si stava trasformando in piccola borghesia, come raccontava Pasolini negli stessi anni, negli scritti corsari. Cioè si racconta questa mutazione sociale attraverso storie piccole piccole, ma che secondo me sono emblematiche. E poi, ecco, c'è qui la storia che puoi raccontare tu, la storia di tuo padre, laureato in medicina. Sì, lui aveva lasciato medicina a Roma proprio per seguire i marxisti-leninisti di cui abbiamo visto la copertina per salire a Torino, perché era la città delle fabbriche, aveva abbandonato tutto, e c'era appunto questa visione particolarmente che appunto mi è stato chiesto di non giudicare. E io, dato che non sono una saggista come Benedetta, la mia scelta era romanzesca, io devo trattare i miei personaggi come se fossero inventati, e un narratore non giudica i propri personaggi. E infatti ho voluto inserire l'intervento, quello che poi è di Moresco, lo scrittore Moresco, che chiede proprio di avere pietà, ma nel senso proprio di compassione, compartecipazione per queste persone che fanno questa scelta così strana, monacale quasi, che però porta anche a delle conseguenze molto gravi in diversi casi, anche perché poi molte persone si sono ritrovate letteralmente senza casa, senza lavoro, perché avevano dato tutto al partito, incarnato da Brandirali, che poi ha fatto un percorso assolutamente folle, o forse era già nelle ossa, diciamo, è andato in Comunione Liberazione, e poi è stato amministratore di Forza Italia negli anni 90 a Milano, quindi è particolarmente divertente come percorso, mentre gli altri sono rimasti lì. E c'è appunto forse la cosa più interessante dopo questo periodo, dopo il 74, quindi dopo un periodo comunque di grande energia e di vitalità, la parte più interessante è dopo il 77, dopo la rottura totale tra gli armati e l'armato, il fatto che ci sia stato un rientro di molti e dei pochi che sono rimasti sul campo, e il cui lavoro principale era sostanzialmente cercare di osservare anche i cambiamenti. Infatti nel documento, che è l'unico documento che ho trovato mio padre, c'era questo cenno che mi ha molto disturbato non poter ampliare, che lui diceva non possiamo guardare come certi bloccati alla macchinizzazione della Fiat, nel modo in cui lo guardano quelli che la devono eliminare a tutti i costi, ma dobbiamo guardarla in un altro modo, dobbiamo cercare di trovare dei sistemi diversi di osservazione, che faceva riferimento ad altri documenti scritti che sono andati persi, e quindi purtroppo non saprò mai cosa pensava mio padre della macchinizzazione della Fiat, perché non... Però lui stava cercando, appunto, in una società di passaggio, di ritrovare una collocazione da comunisti, da persone che comunque continuassero a stare con
E poi l'altro, diciamo, lavoro era cercare di salvare i ragazzini da prima linea, perché prima linea pescava tra i ragazzi dei CUG, delle fabbriche, ragazzi molto giovani, ragazzi spesso con famiglie che non seguivano, che non c'erano soltanto i personaggi come quelli che purtroppo hanno ucciso suo padre, cioè quelli che si facevano stirare i vestiti dalla signora delle pulizie della madre. Mi ricordo ancora questo particolare di uno di quelli di quel gruppo. C'erano soprattutto ragazzini molto deboli, fragili. C'era o l'eroina o la lotta armata, come... e allora c'era questo lavoro praticamente pretesco di andare a cercare di offrire alternative che poi man mano sono state, per fortuna, però c'erano ancora i fiancheggiatori, quelli che sono stati considerati fiancheggiatori, e il paradosso finale è che mio padre, che aveva passato tutto il tempo a lottare contro questa cosa, ma aveva curato, perché l'avevano chiamato, l'avevano portato lì un ferito di prima linea, o meglio aveva solo visitato Bruno Laronga dopo un episodio particolarmente anche lì simbolico sul piccolo che entra nella storia. Parlo di Emanuele Iurilli, il ragazzino che voleva fare la tesina su Fenoglio. Sono questi dettagli che poi danno vita alle persone, secondo me. Per quello è stato accusato di partecipazione a banda armata indiretta, quella che poi sarebbe diventata l'associazione esterna in la partecipazione esterna in associazione mafiosa. Poi è stato alla fine degli anni Ottanta, ma questo lo dico nelle prime 20 pagine, non è uno spoiler, questo non è, però appunto è paradossale che il percorso di un uomo che ha cercato di fare tutt'altro sia stato poi spazzato via esattamente da quelli che lui sapeva avrebbero spazzato via lui. Infatti io ho messo la scena di Moro, quando era stato rapito Moro, e purtroppo c'era ancora un po' di mitizzazione delle Brigate Rosse in quel momento. Una compagna, me l'ha proprio raccontato lei, l'aveva accolto in cucina, perché lui andava sempre a mangiare nelle case degli altri, era un caso incredibile, e lei mi diceva: hai visto cosa è successo? E lei mi dice: lui era nero. E le aveva risposto: ridi, ridi, che la mamma ha fatto gli gnocchi. Quando lei mi ha detto questa frase, ho saputo perfettamente che era mio padre che l'aveva detta, perché era proprio tipica di lui. Lui era stato in grado di prevedere che questa cosa avrebbe aumentato la violenza terroristica, perché a questo punto sarebbe partita la gara, e allo stesso tempo la repressione dei gruppi o dei non gruppi come loro. Loro erano in autonomia mista, senza particolari. E infatti quello che è successo, e quindi la repressione ha dato un certo tipo di narrazione, e poi quando è stata data la voce agli ex brigatisti, c'è stata una nuova narrazione, tutta diciamo o autoassolutoria o comunque romanticizzante, cosa che a me personalmente ha sempre dato molto fastidio. Non per niente il mio unico scambio con un ex di prima linea è su questa linea, giusto appunto, cioè era il mio scambio di mail: porta un fiore sulla sua tomba, va bene? E quindi è stato piuttosto sia irritante che deludente, perché comunque lui mi ha ridetto: io tanto non ho nessun problema a parlare di quel periodo, perché mi sono già... Non ha detto mi sono già assolto, ma ho già elaborato. Però appunto ci sono tutti gli altri, e in questa storia secondo me emergono. Bene, scusatemi, dobbiamo passare ad altri argomenti del Torino Film Festival. Allora, l'occasione di questo incontro è dato dal film in anteprima mondiale di Monica Repetto, 1974-1979, Le nostre ferite,
E questo film esce nell'anno in cui Marta Barone pubblica per Bompiani La città sommersa. La ringraziamo e ringraziamo Benedetta Tobagi per essere stata con noi per commentare queste due opere e vi invitiamo a Torino in presenza appena possibile. Grazie mille. Grazie veramente, grazie. Marta, grazie Benedetta, veramente. Parlare con voi è stato veramente importante. Sarebbe bello riuscire a organizzare qualcosa in presenza appena possibile, anche ovviamente con più tempo, perché merita veramente un'elaborazione, certo. Un'elaborazione più ampia. Grazie, diciamo, ancora. Grazie ancora, veramente. A presto. Bene. Arrivederci.